Cari amiche e amici di Vera Mattina, ben ritrovati con la nostra trasmissione. Adesso vi raccontiamo una storia di coraggio e di grande forza, quella di Gianfranco, che si è lanciato con il paracadute nonostante la sua disabilità. E allora andiamo a ripercorrerla insieme in questo servizio e poi parleremo proprio con lui. Perché i limiti a volte sono solo nella nostra testa. Il coraggio di Gianfranco, 52enne di Montesilvano, lo dimostra. Immobilizzato dalla nascita agli arti inferiori, Gianfranco ha coronato il suo sogno grazie al nipote, militare dell'ottavo reggimento Folgore, ovvero quello di lanciarsi con il paracadute, e l'emozione è stata unica e indescrivibile. Dalla sedia a rotelle al paracadutismo, ma raggiungere questo obiettivo non è stato così semplice. Ci sono voluti circa 2 anni per preparare l'impresa. Gianfranco è affetto da una malattia invalidante alle gambe dalla nascita. Grazie ad un'adeguata preparazione si è lanciato da 4.200 metri d'altezza, sostenuto dal pilota e istruttore della SD Fly for Fun Zone, Santiago Calzolari. A spingerlo nella coraggiosa avventura è stato il nipote, Massimiliano, graduato della Brigata Folgore, che ha voluto fargli questo singolare regalo per i suoi 50 anni, reso possibile grazie alla competenza della scuola di paracadutismo di Molinella in provincia di Bologna. Un'emozione davvero indescrivibile. Oltre un minuto di caduta libera ad una velocità di circa 200 km orari per poi iniziare la discesa e la fase di atterraggio in tutta sicurezza grazie ad una speciale imbracatura. Una carica di adrenalina ed una fortissima emozione che Gianfranco mai avrebbe immaginato di poter vivere. Il 52enne ha imparato col tempo a convivere con la sua disabilità permanente, senza mai porsi limiti, grazie al supporto della sua famiglia a partire dal fratello Giulio. Un altro sogno nel cassetto è quello di poter raggiungere l'altro suo nipote Davide in Canada, dove lavora come chef a Toronto. Gianfranco insegna che essere felici significa anzitutto apprezzare la vita e onorarla, dalle piccole sfide quotidiane alle grandi imprese. Perché con la forza di volontà tutto è possibile, anche quei miracoli che sembrano irraggiungibili. E diamo il benvenuto a Gianfranco Ciavattella, che è in collegamento con noi. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto, che emozioni si provano stando lì a quell'altezza? Emozioni che non si possono descrivere a parole. Dai, proviamoci. Proviamoci. Tu a cosa pensavi quando eri lassù? All'inizio pensavo di aver paura, però dopo ho vinto pure la paura e mi sono lanciato. Vabbè, per forza. Poi quando ormai ti hai rilanciato non si poteva fare più niente, Gianfranco. No, non si poteva fare più niente. Non poteva tornare indietro. Beh, e comunque poi credo che a un certo punto ti sei goduto lo spettacolo. Sì, è stato tutto più bello vederlo da lassù. Senti, mi racconti un po', ecco, com'è nata questa idea, come si è concretizzata, grazie a chi? Allora, grazie a mio nipote Massimiliano, che un giorno mi fece vedere un suo amico disabile che si era lanciato col paracadute. E io ho detto a mio nipote: veramente lo vorrei fare pure io. E lui mi disse: zio, se è possibile ti faccio lanciare pure te dal paracadute. E dopo 2 anni abbiamo fatto il lancio, come avete visto. Come ti sei preparato però? Niente, non c'è stata una preparazione, c'è stata solo un'imbracatura speciale per me. Il giorno stabilito per il lancio sono andato su a Molinella e mi sono lanciato insieme al mio istruttore che avete visto. Che cosa significa per te aver vinto questa sfida? Beh, per me è stata una sfida mia personale, però
se questa sfida che ho fatto io può servire a tanti ragazzi disabili come me che possono capire che si possono superare tante barriere, che le barriere non ci sono, non esistono, esistono solo nella mente. È un po' questo, no? Il vero limite, quando magari in una condizione di disabilità ci precludiamo l'opportunità di poter vivere delle esperienze. E invece, come veniva detto nel servizio, la vita va onorata, no? Dalle cose semplici, quelle quotidiane, anche a queste piccole grandi sfide che comunque in tutta sicurezza possono essere affrontate. Tutte le mie sfide le affronto e le affronterò grazie alla mia famiglia, grazie ai miei quattro nipoti, ai miei due fratelli, Giulio e Marcello, e tutta la mia famiglia, i miei quattro pronipoti. Beh, insomma, una famiglia che ti sta molto vicino. Che cosa significa avere dei fratelli, dei nipoti, una famiglia che è sempre pronta a dare una mano, a sostenerti? Per me è una cosa molto importante, mi dà molta forza e mi dà la gioia di andare avanti, di affrontare le sfide che ogni giorno la vita mi propone. Senti, mi racconti un po' la tua storia, Gianfranco? Ecco, la tua condizione da cosa deriva? Da dove si. Io sono disabile dalla nascita. Ho una paraparesi spastica alle gambe, cioè io non funzionano le gambe non le muovo, quindi sono disabile dalla nascita. Quindi immagino che tu abbia Ci vissuto sono anche nato. un'infanzia un po' particolare, no? Mi raccontavi che il tuo papà ti ha portato ovunque, tante visite, perché il suo sogno era proprio quello di vederti in piedi. Vedermi in piedi, perché 52 anni fa mio padre non capiva che cosa significava avere un figlio disabile, quindi gli sarebbe piaciuto vedere camminarmi pure con delle stampelle, gli sarebbe piaciuto, però non si è avverato questo suo desiderio. Questo però non ti ha impedito di vivere la tua vita e dobbiamo anche sottolineare di quanto, Gianfranco, tu convieni con me, sia cambiata un po' anche la mentalità, no? Rispetto a tanti anni fa, quando avere, insomma, vivere, convivere con una disabilità era davvero drammatico, ecco, anche proprio a livello sociale. All'inizio sì, è difficile vivere la mia disabilità. Adesso, bene o male, la vita si è evoluta e si può andare avanti. Io posso andare in giro per la città, posso prendere i mezzi pubblici e poter andare in giro tranquillamente con la mia carrozzina. Senti, mi racconti una Quindi. tua giornata tipo? Vivi da solo? Vivi in famiglia? No, io vivo con mio fratello nell'appartamento di sopra, Marcello, e mia cognata e mio nipote Daniele. E nella mia giornata tipo, la mattina mi alzo, faccio quello che devo fare, dopo esco, vado a fare una passeggiata, vado a fare la spesa se c'è da fare la spesa. Mi fermo al bar, leggo un po' il giornale, così, vado avanti così. Insomma, cose normalissime, semplici. Hai anche degli hobby? A Sì, parte, hobby. scusami, a parte il paracadutismo, perché. No, quello è stato un sogno che ho avuto. Non è che farò un altro lancio. Avrò altre cose. Ho fatto da piccolo, ho fatto nuoto, ho avuto pure delle esperienze agonistiche presso il Don Orione della mia città di Pescara.
ho fatto nuoto agonistico, ho fatto pure delle gare di nuoto, quindi bene o male lo sport era la mia vita. Senti, Gianfranco, tornando un po' a quel lancio che stiamo rivedendo, insomma, rivivendo attraverso il tuo racconto e le immagini, qual è stato il momento in cui hai avuto, dici la verità, più paura? Quando si è aperta la porta dell'aereo. Lì un attimo hai avuto un sussulto. Sì, perché adesso non si torna più indietro, adesso si arriva solo a terra. Senti, e quando invece hai toccato terra? E lì un po' ho avuto un po' paura perché non è andato tutto dritto. Però è andato bene. Vabbè, comunque è abbastanza impattante, come esperienza. Quindi, Sì. comunque, hai avuto un grande team che ti ha seguito e supportato in tutto questo. Infatti lì a Molinella io ci vorrò tornare per rivedere tutte quelle persone che mi hanno accompagnato in questa impresa. Assolutamente, che non resta l'unica impresa, perché tu vorresti ancora coronare qualche altro sogno. Quale? Sì, vorrei andare a trovare l'altro nipote che è a Toronto e fa lo chef a Toronto. Insomma, il Canada è un po' lontanino, eh? Non è tanto lontano. Vuoi andarci Con da l'aereo si va. No, solo? Vuoi andarci da solo con l'aereo? da solo no, con la famiglia. Quindi, insomma, bisogna organizzare. Bisogna organizzare, bisogna trovare il posto giusto dove stare, dove poter passare un po' di tempo insieme. Ma ti piace E dopo, viaggiare? sì, molto. Dove sei stato sino ad ora? In Italia, diciamo, quasi tutta. L'Abruzzo me lo sono girato. In giro un po' qua, sono andato pure a Parigi. Bella, stupenda. Quindi il Canada sarebbe, diciamo, un viaggio, insomma, più impegnativo. Sì, è un po' più difficile da fare. Vabbè, noi te lo auguriamo. Chissà, magari l'anno prossimo faremo una nuova intervista e ci racconterai. Mi raccomando, se vai in Canada, fai video e foto, eh? Sì, certo, Poi ci questo devi sicuramente. raccontare. Gianfranco, grazie. Io volevo chiudere allora, se tu sei d'accordo, con un messaggio, no? Da lanciare un po' a tutti quelli che ci stanno ascoltando, qualunque problematica stiano affrontando in questo momento. Non è che debbono lanciarsi tutti con il paracadute, però credo che la tua impresa sia un messaggio simbolico, ecco, quale? No, io ho detto, io questo l'ho fatto perché mi piaceva a me, però c'è tutta questa visibilità che sto avendo in questo momento, posso far capire a tutte le persone disabili o le famiglie con persone disabili le barriere possono essere superate, io sono contento, sono felice, è un altro obiettivo che ho raggiunto. E allora Gianfranco, io ti ringrazio per la tua preziosissima testimonianza. Grazie per essere stato con noi e complimenti. Grazie, prego. Grazie ancora. Non Alla ho capito. prossima avventura, allora. Alla prossima impresa. Direi, noi siamo qui, ti aspettiamo. Ciao. Volentieri. Ciao Ciao. Gianfranco. E allora abbiamo Ciao. salutato Gianfranco Ciavatella che devo dire ha lanciato un messaggio molto importante, no? Rivolto un po' a tutti noi. Adesso, prima di salutarci, cari amici, io vorrei però, con l'aiuto della nostra regia, mostrarvi questo SOS di un uomo scomparso che è stato lanciato dall'associazione Penelope Abruzzo, per intenderci.
La stessa associazione che ha seguito il caso della maestra di ballo scomparsa e poi insomma, ritrovata, che riguarda il signor Tocco Giuseppe, nato a Chietiscalo. Non si trova dal vedete questo messaggio del questa locandina del 6 maggio anni 79, abbigliamento casalingo, camicia chiara in flanella, porta un pantalone scuro, indossa pantofole scure, guida senza patente, una Lancia Y elefantino colore grigio chiaro, c'è anche la targa. Dunque, chiunque abbia visto ecco, quest'uomo o abbia sue notizie, lo preghiamo insomma, di segnalarle al pronto Penelope al numero 347-592-2521, ovviamente chiamando le forze dell'ordine, il 112. L'associazione Penelope raccomanda che qualora vi imbattiate in questo signore di cui non si hanno più notizie, di scattare anche una foto se riuscite, è importante, no? Per capire se si tratti proprio della persona che si sta cercando. Immaginate la preoccupazione dei familiari, quindi cercate insomma di aiutare loro e questa associazione che è sempre vicina alle famiglie di persone scomparse. Allora, con questo appello noi chiudiamo la puntata di oggi di Vera Mattina. È stato un viaggio sicuramente fatto di tante tappe, con diversi fatti di cronaca, dal tentato femminicidio di Sassoferrato, di cui vi daremo aggiornamenti nel TG delle 13:25, ai fatti di violenza avvenuti a Lido Trearchi, passando per le aggressioni agli operatori sanitari. Ci siamo fatti anche una bella chiacchierata con due veterani del tennis dal Piceno, uno di questi ha allenato Simone Bagnozzi, che a sua volta allena Jannik Sinner, il grandissimo campione italiano. E poi in ultima battuta, ma non per ordine di importanza, vi abbiamo raccontato la storia di Gianfranco, un uomo affetto da una disabilità dalla nascita, che però ha deciso di conquistare insomma quello che era il suo sogno, ovvero quello di lanciarsi con il paracadute, e ci è riuscito. Fantastiche le immagini insomma che abbiamo proposto nel corso della puntata, e importantissima direi l'intervista con Gianfranco in collegamento, che ha rivolto ecco, un messaggio a tutte le persone che si trovano in difficoltà, a non arrendersi mai e insomma ad onorare la vita dalle cose semplici, delle giornate che si susseguono, alle sfide che possono essere assolutamente affrontate, anche quelle che crediamo insomma impossibili. L'importante è la forza di volontà, perché a volte i limiti sono solo nella nostra testa. Allora ci fermiamo, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo che Vera Mattina torna tutti i giorni, quindi anche domani alle ore 9 in diretta, e che dopo di noi c'è una nuova puntata di Portami a Ballare con Cristian De Razza. Dunque, buon proseguimento di giornata e grazie per essere stati con noi. Arrivederci.